essere davanti alla Commissione di Stato nei confronti di quello che infatti le varie devianze purtroppo emergono nel periodo estivo. La prima dell'abuso di alcol per quanto riguarda i giovani, sapete benissimo che in questo periodo ci sono stati verificati anche degli incidenti mortali. Insieme a noi stanno operando anche la Polizia Provinciale per quanto riguarda il controllo della strada 28. Insomma, è tutta un'attività che magari non è appariscente, ma che sul territorio esiste. Mi taccio e lascio spazio a voi. Allora, come anticipava il signor capo di gabinetto, l'operazione di questa notte rientra nella, diciamo, attività programmata e pianificata di controllo del territorio, ovviamente con particolare riferimento a quelle che sono le aree urbane più bisognose di un intervento, sia per finalità di monitoraggio, ma anche per gestire nello specifico interventi che poi portano, come in questo caso, alla identificazione di persone, ma anche all'individuazione di veicoli e di mezzi che sono lì in un evidente stato di abbandono e che contribuiscono di fatto ad ingenerare quella insicurezza che giustamente la cittadinanza percepisce. Ovviamente sono servizi che la Questura di Imperia, che l'UPG, svolge necessariamente in collaborazione con il personale della Polizia Stradale, che con l'occasione ringrazio, e che questa notte, anche questa notte, ha fornito il supporto con una pattuglia che un personale specializzato ovviamente ha fornito un contributo soprattutto per la parte amministrativa del servizio. Sono state elevate numerose contravvenzioni nell'arco del servizio notturno, 9 contravvenzioni, 6 delle quali per mancanza di tagliando assicurativo, 3 per mancanza di revisione. 5 mezzi sono stati rimossi definitivamente dall'area, quindi contribuendo, per quello che possiamo fare noi ovviamente, ad una riqualificazione dell'area, e sono state identificate anche alcune persone, alcuni cittadini stranieri. In particolar modo 2 di questi stranieri, che sono al vaglio dell'ufficio immigrazione, perché di fatto coinvolgiamo anche l'ufficio immigrazione, dobbiamo verificare se hanno un titolo legittimo per soggiornare sul nostro territorio nazionale oppure sono soggetti nei confronti dei quali verranno chiaramente adottati tutti i provvedimenti del caso. Il servizio di questa notte, seppure in una fascia oraria un po' più prolungata, si collega a quello del 25 luglio scorso. In una zona diversa dell'area cittadina abbiamo effettuato di fatto un servizio analogo, anche lì abbiamo identificato quasi 40 persone, abbiamo effettuato posti di controllo, abbiamo denunciato in stato di libertà un cittadino romeno perché in stato di ebbrezza conduceva il proprio veicolo, e quindi abbiamo contribuito a quel pattugliamento mirato e, diciamo così, razionalizzato, soprattutto in considerazione delle esigenze che nel periodo estivo vengono più alla luce. Come diceva il collega, nel corso delle prossime settimane verranno effettuati servizi analoghi che verranno coinvolte anche altre forze di polizia sotto chiaramente la regia della costruzione.